Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video, come leggerete dal titolo, diciamo che voglio rispondere ad alcuni di voi, per andare più nello specifico, voglio rispondere ai commenti che mi avete fatto sotto il mio ultimo video, quindi il video prima di questo, che sarebbe il vlog a Roma con mia sorella Giulia. E siccome ho ricevuto tantissime critiche, che non so sinceramente se possono essere chiamate critiche perché non sono proprio critiche, però volevo un attimino, già molti di voi ho risposto in privato appunto al commento che mi ha fatto, però ho deciso di fare un video per spiegare meglio a tutti, perché non voglio che comunque sia passa un'immagine di me, di mia sorella, insomma di due cafone che andiamo a prendere in giro per culo la gente in giro, per quando non è così. Quindi appunto ho deciso di fare questo video per spiegare la situazione, e quindi appunto ne approfitto per leggere i commenti in modo da spiegarmi meglio. E niente, innanzitutto mi devo togliere la sciarpa perché sono tornata adesso da scuola e fa caldo qui dentro, quindi tolgo un attimo la sciarpa e ci vediamo. Allora, ho il computer qui sotto per leggere i commenti. Vi volevo leggere un commento di una persona, insomma, che mi ha scritto, mi ha fatto una serie di, cioè un elenco, e appunto ha detto che tutto il video è stato praticamente una presa per il culo. Vi leggo quello che mi ha scritto. Ha scritto: in questo video avete, trattino, deriso la gente in macchina per come si veste, preso per il culo una ragazza straniera che si stava facendo una foto, insultato una youtuber che stava facendo un incontro, preso in giro uno per la sciarpa, sfottuto un povero uomo indiano, complimenti che bei contenuti di merda, poi ci sorprendiamo se Chiara è così. Numero uno, Chiara non la devi nominare perché nel video non c'era, quindi non ti permettere di nominare Chiara. Numero 2, allora volevo leggere punto per punto. Allora, punto 1, deriso la gente in macchina per come si veste, quando mai? Nel video, praticamente, io penso che è capitato a tutti quanti, proprio tutti, anche la persona più buona del mondo, di andare in giro e dire guarda quello come è vestito. Penso è capitato a tutti. Quindi, poi, vabbè, se non mi è capitato siete proprio santi, santissimi, vabbè. Comunque, noi non abbiamo deriso nessuno, stavamo semplicemente al semaforo di fronte Roma Termini, vabbè, non so quanti semafori ci stanno a Roma Termini, comunque sia. E c'era un ubriaco che aveva praticamente con... c'erano nuvole, brutto tempo, comunque non c'era il sole, aveva gli occhiali da sole. Quindi il commento di Giulia è stato: guarda quello, adesso non mi ricordo bene le parole precise, però il suo commento è stato: guarda quello come sta conciato, una frase del genere. Ma non era per... cioè, raga, sono cose ironiche, nel senso era... cioè, io penso che sei abituato a tutti di andare in giro e dire guarda quella come sta vestita, guarda quello che sei messo, quella cita, quello ci abbatte. Sì. E quindi non era una presa per il culo, Dio, prendere in giro la gente per come si veste, ammazza, cioè un insulto abbiamo fatto proprio gigante. Numero 2, preso per il culo una ragazza straniera che si stava facendo una foto, e questo è stato proprio il fatto scatenante proprio di tutto, tutti avete scritto questa cosa. Allora, se andate a vedere il video... C'era un pezzo appunto in cui stavamo fermi davanti a Tiger perché c'era appunto il traffico, e c'era una ragazza che si stava facendo la foto indicando il Tiger, il nome del negozio Tiger, e Giulia ha detto semplicemente, adesso non mi ricordo ovviamente bene le parole precise, però ha detto quella che si sta facendo, tipo che si sta a fare quella la foto indicando Tiger, ah che bello, vabbè, comunque sia sempre diciamo una cosa ironica. E poi ha detto: ah, forse non è italiana, nel senso, voi avete capito che ha insultato lei perché non era italiana, ma non è stato questo. Il senso era: non essendo italiana, quindi essendo una ragazza straniera, ovvio che si fa la foto, come se io vado all'Inghilterra, fate caso, e mi metto a fare la foto indicando Starbucks, ad esempio, no? Qua in Italia, ma che ci sta Starbucks qua in Italia? Non lo so, vabbè, comunque sì, nella mia città ci sta, e quindi è ovvio che mi faccio la foto. Quindi era questo il senso, nel senso, forse è italiana, quindi è ovvio che si fa la foto davanti a Tiger, che magari nel suo paese non c'è. Era questo il senso, non che abbiamo preso per il culo quella che non era italiana, che poi che non era italiana era una nostra ipotesi, perché essendo italiana non penso si faceva la foto quindi hanno Tiger, poi cavoli della gente, non lo so. Quindi non era nessun insulto, era un commento, guarda quella che si sta a fare la foto indicando Tiger, era una riflessione. Tanto per, non era niente di grave e non era proprio nessun insulto. Numero 3, insultato una youtuber che stava facendo un incontro. Allora, praticamente che è successo? Che a Giulia si era scaricato il telefono e stavamo cercando, siccome a Roma c'è un Tiger con il piano di sopra dove ci sono le prese per caricare il telefono, abbiamo cercato questo Tiger e siamo entrati. Quando siamo entrati c'era una fila di gente, insomma di ragazzi, non lo so, e...
poi abbiamo capito appunto che c'era qualcuno che stava facendo un incontro. Noi non sapevamo proprio chi era. Io avevo detto tipo slime o qualcosa, ma non avevo proprio, cioè non sapevo proprio idea, non avevo proprio, non sapevo idea. Non avevo proprio idea di chi fosse, se era uno youtuber, se era uno youtuber, se era uno scrittore di un libro, se era un qualsiasi persona, non sapevamo proprio chi era, quindi l'insulto, perché, e quando Gio l'ha detto, guarda quella stronza che si è messa a fare l'incontro quel giorno, non era rivolto a lei, a quella persona, a quella youtuber che mi avete scritto che stava facendo l'incontro, perché non sapevamo neanche chi era, era sempre del momento una cosa ironica, nel senso di guarda quella non poteva fare un altro giorno un incontro, quante volte vi è capitato di dirlo, cioè adesso non mi fate santi, che tutti non avete mai fatto una cosa, non ci credo, quindi... Poi, altro punto, preso in giro uno per la sciarpa. Cioè, se questo è un insulto, c'era una che stava praticamente su quelle biciclette che si mettono, che vanno a Roma, no? Con tutta, stavo pedalando con tutta la sciarpa, praticamente ci ha volato tutta Roma, ed è vero, perché abbiamo visto proprio questa che passava con tutta, volendo tutta Roma. E se questo era un insulto, non lo so, cioè, sono stati messi un po' male, perché sinceramente non sono proprio insulti. Poi, l'ultimo punto, sfottuto un povero uomo indiano, quando noi l'unica cosa che abbiamo fatto è... Io ho ripreso questo uomo, questo ragazzo, non so chi era, che stava suonando il flauto che mi piaceva, altrimenti non lo registravo. E nella clip dopo, Giulia ha fatto... Io ho detto a Giulia, fa vedere un po' come imiti l'indiano, come imiti. Non ho detto prendi per culo quello, perché poi per culo per cosa, non ho capito se stava solamente suonando il flauto. Era una specie di imitazione per giocare, per finta, non so se avete capito. Poi ovviamente ci sono anche altri commenti, questo qua è stato tutto un commento, poi cioè, ce ne sono tanti. Ragazzi, la ragazza di cui sta parlando al minuto 3.58 e che Giulia ha insultato è Lady Giorgia. Vabbè, che Giulia ha insultato ovviamente. Cioè avrà pure detto stronza, ma non era proprio riferita, cioè avete proprio frainteso, perché se voi vedete bene il vlog, non c'è proprio nessun insulto a nessuno, era semplicemente un... come vi posso dire, una cosa del momento, ma noi non sapevamo nemmeno chi fosse quella persona che stava facendo l'incontro, quindi non era niente contro nessuno, ecco, tutto qui. Comunque, ci sono, vabbè, tantissimi altri commenti, tutte le stesse cose avete scritto, ma vabbè, però diciamo questo qua era proprio quello più, dove mi ha scritto bene che tutto il video era un insulto, quindi ho voluto spiegare punto per punto perché volevo chiarire questa cosa, ecco. E quindi per chi non ha visto il vlog andatela a vedere e fatemi sapere se secondo voi anche sono sembrati insulti pesanti quando non penso proprio e chiedo scusa appunto a quelle persone che magari si sono sentite offese anche se non capisco di cosa perché vabbè comunque sia mettete like se il video vi è piaciuto se non vi è piaciuto mettetelo lo stesso io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo al prossimo video ciao.